peraltro sono zona Termoli, zona L'Aquila, Lanciano, no? Tu sei di Pescara proprio. Ah no, vieni qua. Ah. Davvero, Rocco. Allora, vabbè, allora ve li voglio presentare uno per uno, però a cominciare da l'indigeno qui. Allora, voi sapete, dovete sapere che avete, oltre a un pilota di Formula 1, avete un grande musicista, un grande uomo, veramente. Lui è il nostro perno musicale sul quale noi facciamo affidamento. Ogni volta che abbiamo un problema musicale noi andiamo da lui e lui è la soluzione. È veramente un grande uomo, dovete incoraggiarlo, sostenerlo. È un vostro concittadino di quelli grandi, si chiama Rocco Camerlengo, eccolo qua. E poi, grazie, e poi voglio presentarvi dalla mia sinistra un bravissimo chitarrista, umile ma veramente bravo, lui si chiama Marco Marchionni, eccolo qua, un grande applauso a lui. Se vi si rompe la panda non andate da lui, non c'entra niente con quello là. Non è Marchionne, è Marchionni, lui è altro. E poi Costanzo ve l'ho già presentato, vieni qua. Vieni, vieni a prendere un altro applauso qui. Lui l'ha incoraggiato. Lui è fantasticamente giovane, bravo e promettente e farà una grande strada. E speriamo che, anzi, per quanto mi riguarda, farà una grande strada insieme a noi, insieme a tutti noi, perché abbiamo dei progetti in mente molto belli e speriamo di condividerli insieme a voi. Poi, a continuare su questo palco, ci sta scritto anche, lui è sponsor di se stesso. Lui si chiama Carlo Porfirio, eccolo qua. Come da sponsor sulla batteria, lui si è sponsorizzato da solo. Ed è un'altra garanzia della sezione ritmica di questa band, veramente un grande batterista. E poi anche lui, eccolo qua, lui è, come tutti i grandi musicisti, parla poco, suona bene. Da musicista non si richiede nient'altro di suonare bene, parlare poco ed essere sorridente. Guarda, eccolo, ecco, lo sapevo, e è sempre sorridente, puntuale, preciso, come ogni persona. Tu anche sei di sono qui. Sei di qua anche? No. Ma che figura mi fate? Ma che figura mi fate? Ma no. No, almeno una l'ho detta vero, uno di Lanciano l'ho beccata giusta. E lui è di Avezzano. Vabbè, allora Lanciano, Avezzano. Lui è di Termoli, ma anche il nostro Beppe Genise è di Pescara. Andiamoci. Grande applauso! Ok ragazzi, ma non era l'Emilia Romagna la terra dei grandi musicisti? Che sei qui, si sta... Com'è sta storia qua? Siete trasferiti qua? Va bene. E allora, vi chiediamo una cortesia. Voglio rubarvi 2 minuti. Voi dovete essere entusiasti, come quando avevo detto che eravate bellissime, che applaudivate. Io voglio ogni sera portare via un'istantanea di queste bellissime immagini che abbiamo davanti ai nostri occhi. Vi gireremo la nostra parte peggiore e faremo una fotografia, però quando vi dico che facciamo la fotografia voi dovete essere felici, entusiasti, dovete avere la faccia che esprime che bel concerto questo stasera, lui strafico, gaiardo, la band straordinaria, dovete proprio comunicare questa roba qua e poi dovete far fare un gran bel figurone al vostro dentista, per cui beh, voglio vedere tutti i denti che avete a disposizione, ok? Adesso arrivo. Allora, quando faccio così dovete sbracciarvi di più, ok? Più di più! Oh, mazza, che bravo! Cosa fate? Perché non venite ogni sera così facciamo una fotografia? Vabbè. Allora voglio ringraziare insieme ai musicisti e tutte le persone che fanno parte del nostro staff,